Come si gioca Magic the Gathering? Dopo un trentennio dalla sua pubblicazione, sarà difficile iniziare a muovere i primi passi sui piani del primo gioco di carte collezionabili della storia? E quali sono le basi da conoscere per affrontare un match nel migliore dei modi? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nel 1993 Magic ha visto la luce e da allora è diventato un fenomeno globale senza precedenti, appassionando milioni di giocatori in tutto il mondo. Infatti, per chi si sta avvicinando proprio ora all'universo dei TCG, la probabilità di imbattersi nel GCC creato da Richard Garfield risulterà essere discretamente alta, ed è perciò che in questo video scopriremo assieme quali saranno le basi per muovere i primi passi nello sconfinato universo di Magic the Gathering, esplorandone le regole in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata! Il campo da gioco per Magic the Gathering risulterà piuttosto minimale e semplice da memorizzare. La zona delle terre vi permetterà di posizionare ogni singola risorsa di mana su di esso, per poterle utilizzare in seguito lanciando sul campo di battaglia le vostre magie. Il campo di battaglia, come già accennato, vedrà ogni permanente essere posizionato in questa parte del campo, per poi essere impiegato in modo efficiente allo scopo di aggiudicarsi il match. Infine ci saranno la zona delle carte esiliate, quella designata al mazzo ed infine quella dedicata alla pila degli scarti, o comunemente chiamata cimitero. Per iniziare una partita vi serviranno un mazzo da 60 carte chiamato Grimorio ed un side deck contenente un numero variabile che andrà da un minimo di 0 fino ad un massimo di 15 elementi. Una volta mescolato quindi il vostro mazzo potrete posizionarlo nella sua zona dedicata per poi decidere in seguito chi inizierà la partita. Potrete utilizzare un semplice dado per lo scopo. Stabilito ciò, andrete a pescare una mano iniziale di 7 carte. Se non avrete carte che vi soddisferanno nella mano iniziale, potrete decidere di fare appello alla meccanica del mulligan. Questa dinamica di gioco ha ultimamente subito delle modifiche e a tal proposito vi lascerò in descrizione il link dedicato dove si parlerà nello specifico di questo aspetto. Sia voi che il vostro avversario inizierete la partita con 20 punti vita ciascuno, che dovrete entrambi annotare in qualche modo, ad esempio utilizzando un dado, un segnapunti elettronico oppure, più semplicemente, con carta e penna. Bene, ora che avrete pescato le vostre prime 7 carte, analizziamo assieme come leggerle. Le magie, qualsiasi carta non terra, avranno un costo di mana che indicherà la quantità di risorsa necessaria per lanciarle. Subito sotto l'artwork sarà indicato il tipo di carta, ad esempio creatura o terra. Da notare che ogni mostro potrà possedere anche uno o più tipologie, indicati dopo una lineetta che ne descriveranno il genere. Le abilità di una carta saranno riportate nel suo riquadro di testo. Alcune includeranno una menzione di richiamo tra parentesi che ne descriverà la parola chiave. Le carte potranno anche comprendere un testo narrativo stampato in corsivo che narrerà qualche spaccato sul mondo di Magic. Quest'ultimo non avrà alcun effetto sulle dinamiche di gioco. Le creature presenteranno due numeri nell'angolo in basso a destra. Il primo indicherà la forza, ovvero quanti danni potrà infliggere il servitore in combattimento. Il secondo invece indicherà la costituzione, ovvero il suo valore vitale. Se a una creatura verrà inflitto danno pari o superiore a quest'ultimo numero in un singolo turno, essa verrà distrutta e messa nella pila degli scarti del suo possessore. Ogni espansione di Magic possiederà un simbolo caratteristico. Il colore dello stesso andrà ad indicare la rarità della carta. Nero per le comuni, argento per le non comuni, oro per le rare e rosso-arancione per le rare mitiche. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo, saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. Le carte terra costituiranno la base di qualsiasi deck efficace in Magic, perché produrranno mana, l'energia magica che sarà necessaria per lanciare tutte le carte del mazzo.
Potrete giocare una sola terra durante la fase principale di ognuno dei vostri turni e queste terre rimarranno di fronte a voi sul campo di battaglia. Le terre inoltre verranno stappate o raddrizzate all'inizio di ogni vostro turno, pronte per essere utilizzate di nuovo. Esistono nel gioco 5 tipi di terra base, ognuna corrispondente ad uno dei 5 colori presenti in Magic. Pianura bianco, isola blu, palude nero, montagna rosso e foresta verde. Non tutte comunque saranno terre base. Alcune di loro potranno essere tappate per attingere mana di più colori, mentre altre potranno produrre mana in colore e possedere abilità speciali. Le creature saranno permanenti che rappresenteranno i seguaci al vostro comando. Durante il combattimento esse potranno attaccare gli avversari e o difendervi dagli assalti nemici. Potrete lanciare le magie creatura nella vostra fase principale e quando entreranno sul campo da battaglia la maggior parte di esse soffrirà di quella che si chiama debolezza da evocazione e non potranno essere utilizzate per attaccare o innescare effetti che richiederanno un'attivazione nello stesso turno nel quale verranno giocate. Gli artefatti e gli incantesimi saranno permanenti che rappresenteranno oggetti e manifestazioni magiche. Molti artefatti saranno incolori, quindi non richiederanno mana di un colore specifico per essere lanciati. Alcuni artefatti, inoltre, potranno essere creature, oltre ad essere oggetti da utilizzare all'occorrenza. Potrete lanciare le magie artefatto e incantesimo durante la vostra fase principale. Le magie stregoneria ed istantaneo rappresenteranno potenti incantesimi che potranno influenzare la partita in molti modi diversi. Dopo che il loro effetto si sarà risolto, queste magie verranno poste nel cimitero. Potrete giocare una stregoneria solo durante la vostra fase principale, assieme al lancio di creature e altre magie permanenti. Gli istantanei, invece, potranno essere impiegati nel turno di qualsiasi giocatore, praticamente in ogni momento, addirittura in risposta all'effetto di un'altra carta. I Planeswalker, infine, saranno alleati potenti su cui poter fare affidamento fino a che saranno presenti in gioco. Avranno dinamiche e funzionalità proprie che potrete scoprire visionando il link che vi ho lasciato in descrizione. In un singolo deck, inoltre, potrete includere carte di più colori, realizzando mazzi, ad esempio, che utilizzeranno mana, rosso e blu, creando così combinazioni letali da scagliare contro il vostro avversario. Arconte, mi sorge una domanda. Hai utilizzato più volte la frase lanciare una magia. Cosa vuol dire? Ebbene, in Magic, lanciare starà a significare propriamente giocare qualunque carta a parte le terre. E a tal proposito ci sarà un modo ben specifico per impiegare in battaglia ogni elemento del vostro deck. Tutte le carte, tranne le terre, presenteranno un costo di mana nell'angolo in alto a destra. Questo costo sarà composto da simboli che specificheranno quale tipologia di mana dovrete spendere per lanciare quella magia. Ad esempio, dovrete pagare il mana rappresentato da ognuno di questi simboli per poter lanciare il Gargadon. Essi staranno a significare che saranno necessari 2 mana rossi e 5 mana di qualsiasi tipo per poter lanciare la creatura in gioco. Per pagare un costo dovrete tappare o ruotare di lato le terre necessarie sul campo di battaglia. In questo modo mostrerete all'avversario che le avrete utilizzate per attingere mana. Le carte tappate verranno stappate all'inizio di ogni turno, pronte per essere utilizzate di nuovo. Quindi, per lanciare il Gargadon, potrete tappare 2 montagne, che produrranno di conseguenza mana rosso, e altre 5 terre, che potranno essere montagne anch'esse, o foreste, o altre terre in qualsiasi combinazione. Bene, Arconte. Durante la presentazione delle varie tipologie di carte presenti in gioco, hai parlato di fasi di un turno. Come si susseguono queste ultime durante un match? Vediamolo assieme. La fase iniziale avrà incorporata in essa la sottofase di stap, che vi permetterà di stappare tutti i permanenti tappati. Nel primo turno di gioco non avrete alcun permanente sul terreno, quindi salterete questo passo. Nessuno potrà inoltre lanciare magie o attivare abilità durante questa sottofase.
La sottofase di mantenimento vi permetterà di lanciare istantanei e attivare abilità. Questa parte del turno sarà menzionata su numerose carte che riporteranno l'espressione all'inizio del tuo mantenimento, e se qualche effetto dovrà innescarsi proprio grazie a questa dicitura, lo farà una sola volta per turno proprio in questa sottofase. La sottofase di acquisizione vi permetterà di pescare una carta dal grimorio, anche se non vorrete. Chi inizierà per primo una partita a due giocatori salterà questa sottofase nel suo primo turno. Subito dopo potrete accedere alla prima fase principale del match. In questa prima fase principale potrete lanciare un qualsiasi numero di stregonerie, istantanei, creature, artefatti, incantesimi, planeswalker e attivare le abilità delle vostre carte. Vi sarà concesso giocare una terra in questa fase, ma ricordate che potrete giocarne soltanto una per turno. Quindi una volta conclusasi la fase principale, potrete accedere al combattimento. La fase di combattimento sarà suddivisa in 5 scompartimenti a sé stanti. La sottofase di inizio combattimento, dove i giocatori potranno lanciare istantanei e attivare abilità. La sottofase di dichiarazione delle creature attaccanti vi permetterà di decidere quali delle vostre creature stappate attaccheranno, anche nessuna volendo, e quale giocatore o planeswalker andranno a colpire. Una volta fatta la vostra scelta, quindi, le creature attaccanti verranno tappate. La sottofase di dichiarazione delle creature bloccanti permetterà all'avversario di decidere quali delle sue creature stappate, anche nessuna volendo, andranno a bloccare l'attacco delle vostre creature attaccanti. Se più di un servitore bloccherà la stessa creatura attaccante, chi vi giocherà contro dovrà designare quale permanente subirà il danno per primo, quale per secondo e così via. Lo vedremo fra poco. La sottofase di danno da combattimento vedrà ogni creatura attaccante che sarà sopravvissuta alla battaglia assegnare il proprio danno da combattimento al giocatore in difesa, se stava attaccando quel giocatore e non è stata bloccata, a un planeswalker, se stava attaccando quel planeswalker e non è stata bloccata, o alle creature che hanno bloccato il suo attacco. Il danno tra creature all'atto pratico verrà inflitto in questo modo. La forza della creatura attaccante verrà assegnata alla costituzione del servitore difensore e viceversa, andando a disegnare ideologicamente una X. Se più di una creatura impiegata per difendersi andrà a bloccare l'attacco di una sola creatura attaccante, dovrete dividere il danno da combattimento in questo modo. Assegnerete parte del danno sufficiente a distruggere la prima creatura bloccante, per poi assegnare quello rimanente alla creatura successiva e così via. In questo caso, nello specifico, infliggerete 4 danni al primo servitore e 2 al secondo, distruggendo solamente il primo bloccante e la creatura attaccante. Una volta che i giocatori decideranno come le creature che controllano infliggeranno il loro danno da combattimento, si potranno lanciare istantanei ed attivare abilità. Dopodiché, tutto il danno verrà inflitto contemporaneamente. Infine, nella sottofase di fine combattimento, i giocatori potranno come sempre lanciare istantanei e attivare abilità per poi passare alla seconda fase principale. La seconda fase principale sarà semplicemente come la prima. Potrete giocare una terra in questa fase, ma solo e solo se non lo avrete già fatto nella vostra prima fase principale. Quindi potrete accedere alla fase finale del turno. Nella fase finale ci saranno 2 ulteriori sottofasi. La sottofase finale, dove si attiveranno le abilità che riporteranno la dicitura all'inizio della tua sottofase finale, e la sottofase di cancellazione, dove se avrete più di 7 carte in mano dovrete scegliere e scartare quelle che desidererete fino ad averne un massimo di 7 a vostra disposizione. In seguito verrà rimosso tutto il danno dalle creature e termineranno tutti gli effetti con dicitura fino alla fine del turno. Nessuno potrà lanciare istantanei o attivare abilità in questo passo. Nota bene! Nella sottofase di acquisizione, la prima e seconda fase principale, in tutte le fasi del combattimento e nella sottofase finale, sia voi che il vostro avversario potrete lanciare carte istantaneo o attivare a vostra volta le abilità delle carte presenti sul terreno di gioco, anche se vi ritroverete a giocare nel turno l'uno dell'altro. Questa procedura prende il nome di mettere in pila degli effetti.
Facciamo un esempio pratico. Sul vostro campo da gioco avrete un servitore 2-2 ed una crescita titanica in mano, mentre l'avversario avrà a sua disposizione un fulmine. Se quest'ultimo lancerà l'istantaneo rosso sul vostro servitore, voi in risposta potrete lanciare la crescita aumentando di 4 sia il valore di attacco che di costituzione del vostro servitore. Una volta che la pila verrà risolta, partendo dall'ultima carta giocata fino alla prima, vi ritroverete un permanente con valore 6-6 sul campo al quale il fulmine avrà inflitto 3 danni. Attenzione! Se nella pila verrà giocata un ulteriore fulmine oltre alla crescita titanica, sarà proprio il primo tra i due ad avere la precedenza, distruggendo il vostro servitore e vanificando l'attivazione dell'istantaneo verde che non avrà più bersagli sul quale innescare il suo effetto. Stessa cosa succederà per il primo fulmine giocato in precedenza. Arconte, dopo aver visto tutto quello che può essere utile per muovere i primi passi in questo gioco di carte collezionabili, la domanda sorge spontanea. Come si vince una partita di Magic the Gathering? Ebbene, se ridurrete a 0 i punti vita del vostro avversario attraverso l'utilizzo dei permanenti che avrete in gioco, o se esaurirete le carte che il vostro rivale avrà in suo possesso all'interno del suo grimorio, verrete proclamati vincitori dell'incontro. Sicuramente Magic ha fatto parte almeno una volta della vita di ogni giocatore che ha intrapreso poi la sua personale avventura nel mondo dei TCG, essendo il capostipite di ogni gioco di carte collezionabili che dopo di lui hanno calcato i tavoli da gioco. Per completare il tutto, in descrizione vi lascerò il link alla pagina fandom, dove potrete trovare l'intero glossario delle parole chiave, così da non essere colti impreparati quando incontrerete delle terminologie che non saranno espressamente riportate sulle carte che utilizzerete durante un match. E voi, quale o quali colori preferirete giocare tra quelli presenti in gioco? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.